Non so come chiamare questa virgolette serie, ok? Diciamo che abbiamo un progetto con Joel, ok? Che scoprirete nei prossimi giorni, dopo pubblicheremo un video nei prossimi giorni insieme. Esatto, diciamo, parlando di questo progetto abbiamo pensato anche a una cosa che fa Dread, si chiama Dread and Breakfast, ok? Dove c'è lui che fa la colazione, ecco, e vorrei fare la colazione in un'altra area, però diciamo che non posso per complicazioni in casa, quindi ci adatteremo. Volevo fare questo video più che altro per fare la webcam nuova, che non è neanche mia. Cioè, più che altro più mio zio me l'ha prestata, che è la Logitech C920, che è molto usata, famosa. Invece quella che usavo io è questa qua. Non so qual è quella migliore, non lo riesco a capire. Penso in teoria questa, ma forse sono troppo abituato. Quindi boh. E poi uscire questo video che è il 17, il giorno dell'esame. Quindi wow, chissà come sarà andato. Prenderò come anche l'altra volta l'autobus delle 6. Quindi, cioè, in città arrivo alle 7:30, in accademia non lo so, dipende anche dagli autobus e dai mezzi, perché comunque è abbastanza lontana e io non riesco a camminare così tanto. In realtà io non sono messo troppo male, mettiamola così. Ho fatto dei riassunti, li ho suddivisi in due. Il riassunto piccolo, breve, dove ho messo anche le fotografie. Perché comunque fotografia, quindi tipo quando si parla di fotografie io comunque qua ce li ho a portata di mano subito. Questo qui riassunto dei concetti, diciamo, veloci, cose del genere. Questo qui riassunto, quello più approfondito. Ci sono più cose, anche ci sono le opere, là non ci sono le opere. E quindi in generale è meglio questo. Però là ci sono dei concetti brevi che riesci a ricordarti subito. Ci sono anche le piccole spiegazioni all'inizio di ogni capitolo che sono fatte più capibili rispetto a questo, quindi me lo tengo comunque mettendo dalle foto, così gli do un valore aggiunto. E che le foto, da dove le ho prese? Le foto le ho prese dal libro, un libro che ormai non esiste più, sono un sacco di fogli messi a caso e a volte ci sono queste pagine. Molte pagine sono state tagliate perché devo prendere queste immagini e quindi rimane tipo una striscia, quindi non lo so quanto conveniva lasciarla. E quindi ho distrutto il libro di fotografia, certo era fotocopiato, quindi alla fine chi se ne frega. Se fosse stato integro avrei detto vabbè, ok, potete ammazzarmi, però alla fine sono delle fotocopie, nel senso che l'ho pagato, però non penso che lo ritoccherò più, mettiamola in questo modo. Poi già questo orario, non lo so quando pubblico il video, penso verso le 10, 11. Possibilmente già avrò fatto l'esame. In realtà sempre se segue l'ordine di prenotazione, perché io sono il secondo. Se fanno l'ordine alfabetico, sono con la D, non sono tra gli ultimi, quindi va bene. Il problema è che ci sono voci che dicono che il professore seguirà un ordine casuale, nel senso chi arriva prima si iscrive nel foglio e segue quell'ordine. Io spero di no, perché altrimenti potrei stare là fino alle 15, è una cosa che non mi piace. E nel mentre il giorno stesso, quindi domani per me, oggi per voi, verso di, non so, di pomeriggio, non mi ricordo quando, c'è un incontro col mio relatore. Peccato, ho finito, avete biscottate, erano molto buone. E non ho più niente da dire, alla fine questo è il programma, è stata una bella colazione. E ditemi se la webcam questa qui è meglio di questa. Io non lo so, non lo capisco. Io vi saluto e buona giornata.